Amici di L'Esport Academy, buongiorno da Leo Talusi e benvenuti al Mirage per il trofeo Pezzana, giunto alla sua semifinale Lazio contro Bayern Monaco. Via si comincia col primo possesso di Lazio-Bayern Monaco con il tentativo di servizio verso Ramoino che non può essere servito. La Lazio lo recupera senza neanche dover andare per forza al fallo di fondo o alla rimessa laterale. Sempre possesso biancoceleste, oggi con una insolita maglia gialla, perché la Lazio non ricordo mai abbia avuto maglie gialle all'infuori dei portieri. Attenzione alla corsa di De Francesco che incrocia, pallone fuori, non di molto. La prima vera chance della partita ce l'ha avuta la Lazio con De Francesco. Possesso Bayern con il capitano che avanza al piccolo trotto verso il cerchio del centrocampo. Ha mandato al bar praticamente il 4 biancoceleste. Ramoino va all'indietro. Servizio centrale dove c'è Agostini che per un attimo pensa al sinistro, poi stessa sul destro, il piede buono per calciare, non calcia, vuole fintare per andare sul sinistro di nuovo, pallone fuori, non di molto, ha tremato la Lazio con l'azione personale di Agostini. Il pallone è verso Maceratesi, controllo del numero 2, Maceratesi limite dell'area di rigore, aspetta l'area di qualcuno, questi è quello di Giacomini. Che viene servito, prova il tunnel addirittura su Iorio, per un attimo ce l'aveva fatta. Poi attenzione a Giuliani, tocco di ritorno per lui, gioca bene il Bayern in questo caso, prova a distendersi ancora Giuliani, mira la porta col sinistro, non la trova davvero di pochissimo, ma il Bayern comincia a essere straripante adesso. Agostini, ancora il 10, il capitano, controllo, girata, poi servizio all'indietro dove c'è il solito Giuliani. Giacomini, è un velo, la lascia passare verso Albini, è un'idea grandiosa. Ancora Agostini, nella morsa di maglie gialle, addirittura raddoppiato il numero 10, capitano bavarese. Maceratesi la riesce a controllare ed è anche molto bravo nel farlo. Attenzione a Giacomini, controllo destro, Franceschini. E questa è una parata da urlo da parte dell'estremo difensore biancoceleste. Si va a vedere Boy, il servizio invece per Giuliani. Occhio perché anche un buon sinistro, fa una finta, entra in area, poi va a calciare, credo che abbia scheggiato il palo, ma il Bayern comincia a sciupare più di una grande occasione per il vantaggio. Il 26 e 13, quindi praticamente siamo all'interno del primo minuto di recupero, sempre 0-0, risultato a occhialoni al Mirage fra Lazio e Bayern. Agostini, gran numero, Agostini vuole entrare dentro l'area di rigore, contatto ed è calcio di rigore per il Bayern. Ma Giacomini contro Franceschini, intuisce l'estremo difensore laziale ma non basta, il Bayern la sblocca praticamente sul gong del primo tempo, 0-1 al Mirage. Rimessa Bayern battuta, siamo quasi sulla tre quarti bavarese, poi non c'è più tempo però per il direttore di gara, per ulteriori azioni si chiude sul punteggio di Lazio 0, Bayern 1, il primo tempo in gol Giacomini su calcio di rigore praticamente al 27esimo. Grazie e ci sentiamo fra poco. Via si ricomincia col secondo tempo di Lazio-Bayern Monaco. Lazio che allora rigioca corto, non ha praticamente mai tirato in porta in questa ripresa. Col Bayern che è sempre avanti 1-0 e fino adesso sta facendo il minimo indispensabile. Adesso però c'è Giuliani che può trasformare l'azione difensiva offensiva. Giuliani aspetta l'arrivo di Agostini. Franceschini col piede dice di no al 2-0. Servito adesso, la palla gli arriva, la riesce anche a controllare, poi prova a partire, vuole il cross, un pallone morbido che però termina direttamente fra le braccia sicure di Di Carlo. Ha già fatto ripartire il Bayern con il solito Giuliani, sempre Tonnichi a correre, sempre Tonnichi da solo, il pallone questa volta è proprio per lui, Tonnichi davanti al portiere e lo batte, questa volta è gol ed è 0-2 per il Bayern che raddoppia e forse chiude la semifinale. Maranzano allarga il pallone, Maranzano, poi il servizio è per Fioravanti, Tabascio ci prova, deviazione e pallone fuori di un niente, Lazio ad un passo dall'1-2. Il corner dentro, colpo di testa allontanare di Mari, poi altra capocciata questa volta di Agostini. Tabascio apre, c'è campo tutto solo, attenzione perché ha la possibilità di mirare dentro l'area, colpo di testa ancora una volta di Mari a pulire l'area di rigore.
Poi possibile contropiede del Bayern con la corsa di Giuliani che arriva quasi al limite dell'area. Vediamo se calcia, va col mancino. Franceschini dice di no. Dai suoi danni, sempre 2-0, siamo al 48esimo, quindi in teoria mancherebbero 2 minuti al recupero. Sempre 2-0 per il Bayern Monaco. Occhio al pallone, il controllo col petto con la palla che poi scende con Campo che può provare ad avanzare. Campo, servizio per Fioravanti, c'è il taglio da parte di Francesco, servito adesso, tocco sotto, bellissimo e morbido di De Francesco che riapre la partita. La Lazio prova a rimettersi in corsa. Morbidissimo e prelibato di De Francesco alla prima disattenzione della partita della difesa del Bayern. Attenzione a Agostini che fa una gran cosa, il servizio è per Gentili, quasi in area di rigore. Gentili, saltato il diretto avversario, poi la mette al centro, porta vuota e il Bayern la chiude di nuovo. 3-1 a pochissimo dalla fine, 3-1 Bayern in contropiede decisivo e straripante. E viene servito proprio adesso con il brividino perché Giacomini era in pressing su Fioravanti. Campo per un attimo pensa al destro, poi avanza ancora Campo, limite dell'area di rigore, palleggia perché è tutto destro e la palla ce l'aveva sul mancino. Occhio alla possibilità adesso di contropiede per sentenziare definitivamente il match il Bayern con la corsa da parte di Agostini. Finta, manda per terra addirittura Fioravanti, poi la mette al centro Giacomini, cestina il gol del 4-1. Invece vede Tabascio sulla destra, Tabascio cerca il cross, colpisce l'altro numero 8, poi controcrossa, sta arrivando De Francesco dall'altra parte, la prende soltanto Campo, tocco dentro proprio per De Francesco, spalla alla porta, sempre il 9, finta contro finta, poi destro, ribattuto e non credo ci sia più tempo, e infatti è finita. Il Bayern Monaco è la prima finalista del trofeo Pezzana, batte 3-1 la Lazio e per adesso è tutto dal Mirage, grazie dall'Otalusi, ci sentiamo dopo, a presto.